Ogni momento della nostra vita la sussurriamo con la voce. Al risveglio la mattina vediamo una luce prima di aprire gli occhi, perché quella che è la nostra anima, la nostra fonte di vita. Tutto appare limpido agli occhi nostri. In ogni angolo della nostra vita appare un buco. Questi buchi non ce l'hanno insegnati. Sono i nostri pensieri, sono queste sensazioni che ci rendono e ci lasciano in vita come nessuno e mai nessuno ci insegnerà. Perché ognuno di questi buchi nasconde il nostro pensiero, il nostro momento, la nostra situazione. E tutto è come se fosse una cosa vera, eppure è solo un frutto della nostra immaginazione. Tutto resta lì intatto, come se nulla fosse ancora stato scritto. Siamo qua ad ammirare i problemi, ad ascoltare la vita. Ma nulla ci dice che mentre noi stiamo qua a vivere il nostro mondo, fuori esistono realtà più grandi delle nostre. Noi viviamo il nostro piccolo mondo, il nostro piccolo buco, ma il mondo è infinito e fuori dalla nostra terra ci sono vari infiniti e noi viviamo tutti i problemi in questa piccola terra. E poi non tutto quello che si vede fuori dagli occhi è la verità. Ci può essere una ragazza che bacia un ragazzo, ma che in realtà poi scopre che non gli piacciono i maschi. Oppure una ragazza che bacia un'altra ragazza, ma scopre che poi non gli piacciono le ragazze. Non è tutto come si vede agli occhi. Non è neanche tutto come noi parliamo. E a volte è difficile credere a qualcuno, perché nulla sa più di quanto sappiamo noi stessi e nulla può credere più di quanto crediamo noi stessi. Anche se uno parla di una cosa di se stesso, ma nessuno potrà descrivere e potrà dire a tutti esattamente di se stesso. Perché ogni secondo, ogni attimo resterà nel silenzio, ogni secondo, ogni attimo resterà nella privacy, perché nessuno, assolutamente nessuno, riesce a raccontare tutte le volte che ha sistemato la stanza, tutte le volte che ha visto la realtà. Nessuno potrà mostrarti il filmato di momenti di tutti i giorni. E tutto. Per aprire gli occhi bisogna saper assaporare, guardare la realtà e poterla mischiare insieme al nostro essere per poter comprendere una realtà più vera. E a un prossimo sole sciolto.